Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere altri test ingresso, alfa test di fisica. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per poter rimanere aggiornati e lasciare un bel mi piace qui sotto, appunto, se vi fa piacere. Il primo quesito che vi presento è questo. Dice: un corpo di volume B viene immerso in un liquido. Se il corpo affonda, stiamo attenti, affonda, quale delle seguenti relazioni che legano il peso specifico del corpo, PC, al peso specifico del liquido, PL? Qual è la relazione? E abbiamo le 5 alternative. Direi che è essenziale ragionare sul fatto, quindi qui si parla di galleggiamento, quindi siamo nell'ambito della spinta di Archimede, quindi di quella forza che riceve un corpo quando vieni immerso in un fluido dal basso verso l'alto, per capirci, quindi nella direzione opposta rispetto all'affondamento, quindi alla direzione in cui può affondare, questa forza, questa spinta è pari al peso del volume di fluido che il corpo che si immerge va a spostare, va a individuare. Ricordiamo anche il peso specifico, a differenza della densità, il peso specifico è il rapporto tra il peso che ha un determinato corpo e il volume che esso va ad occupare. Se fossimo sulla Terra, il peso lo potremmo comodamente esprimere come prodotto tra la massa di quel corpo e l'accelerazione di gravità terrestre. Ovviamente anche a seconda delle condizioni di temperatura o di pressione a cui è sottoposto quel corpo, il volume che va a occupare cambia. Ma nello specifico, per rispondere a questo quesito, si può ricordare la condizione per la quale un corpo affonda. La condizione è che il peso specifico, ecco, di quel corpo risulti essere maggiore rispetto al peso specifico del fluido o del liquido in cui affonda, o se vogliamo vedere in altri termini, la densità del corpo nel suo complesso è maggiore della densità del fluido in cui sta affondando. Il secondo quesito, quindi naturalmente ecco l'alternativa corretta è la D se andate a vedere le alternative. Il secondo quesito che vi propongo riguarda un corpo in moto rettilineo. Non ci viene detto di quale natura, a cui viene applicata per 10 secondi una forza di 100 N agente lungo quella traiettoria rettilinea che si oppone al moto. Quindi sarà un moto rettilineo non uniforme, se si va a opporre al moto avrà facoltà di rallentare quel corpo, di imprimergli un'accelerazione negativa per una distanza di 2 metri. Qual è la potenza sviluppata dalla forza? E abbiamo le 5 alternative. Ricorderei l'espressione della potenza in termini di rapporto tra il lavoro come grandezza scalare e l'intervallo di tempo. Qui tengo conto in linea di massima del modulo del lavoro, perché la forza ha direzione contraria allo spostamento del corpo. Quindi la potenza come rapporto tra lavoro e intervallo di tempo, il lavoro espresso come prodotto scalare tra forza e spostamento. La forza modulo 100 N, lo spostamento è di 2 metri e la forza agisce per 10 secondi. Eseguendo il calcolo, giungiamo al risultato di 20 watt, quindi la potenza è pari a 20 watt. L'alternativa corretta quindi è la B. L'ultimo quesito che vi propongo per oggi riguarda il campo elettrico. Come possiamo misurare un campo elettrico in generale? E anche qui vediamo le 5 alternative. Direi di andare per esclusione, la prima è evidente che va a rappresentare una pressione, un rapporto tra una forza e una superficie. Come valutare quindi l'alternativa leggendola? Qui bisogna ricordarsi come si può esprimere un campo elettrico. In particolare direi, possiamo ricordare che un campo elettrico, adesso lasciamo un attimo da parte un segno meno che non ho messo volutamente per ragionare sui moduli, si può esprimere come rapporto tra la differenza di potenziale che vi è tra le due zone, tra due zone poste a distanza D in cui sta agendo quel campo elettrico. Quindi possiamo esprimere il campo elettrico come tramite l'unità di misura volt su metro.
volte unità di misura del potenziale, metro per le distanze. Oppure passando per la definizione di campo elettrico, come rapporto tra l'intensità, parliamo qui di intensità nel dettaglio, della forza che agisce su una certa carica, che si trova in una regione dove si presume presente un campo elettrico, e il modulo della carica stessa. Quindi forza, newton, carica, coulomb, newton su coulomb. Ricordando queste due espressioni del campo elettrico, si può quindi optare per l'opzione B, che è la seconda segnalata. Ecco, direi che posso concludere. Naturalmente proporrò altri video sull'argomento. Vi mando un saluto, vi ringrazio e alla prossima.